Sì, abbiamo pochissimo tempo e siamo a metà di un ciclo abbastanza faticoso e pesante perché tante partite, sempre 2 a settimana, e sicuramente il preparare le partite è gran parte riuscire a scaricare le tossine della gara precedente e ripartire da cosa si è fatto di buono, che ci ha dato sicuramente molti buoni segnali la partita di Forlì. Il fatto di essere rientrati alla grande in campo dopo una sconfitta cocente, e sicuramente l'altro aspetto è quello di preparare tatticamente, dando ai ragazzi diciamo, i concetti più necessari in poco tempo per riuscire ad affrontare una squadra che adesso ha cambiato molto, cambia molto a livello tattico di partita in partita. È sicuramente una squadra che fa dell'energia e anche dell'estemporaneità il suo punto forte, e adesso comunque ha strutturato di più il livello tecnico e tattico del gruppo, nel senso che ha messo dentro un altro americano, un lungo, Marcus, solido, ha inserito un italiano esperto e di talento come Rullo, e sicuramente non è la stessa squadra che abbiamo incontrato al girone d'andata. Mantiene lo stesso tipo di gioco arrembante, molto imprevedibile, e alterna tantissime difese dalle zone miste, a volte uomo, con varie tipologie e, diciamo così, tattiche anche all'interno della difesa uomo. Ha dei punti forti sicuramente, che sono l'americano Thompson, che è il loro, diciamo, punto di riferimento offensivo, ma tanti ragazzi che possono essere protagonisti in maniera alternata di partita in partita o all'interno della stessa partita. Per noi sicuramente sarà importante riuscire ad avere lucidità, riuscire a ridurre le palle perse, riuscire ad avere capacità, come abbiamo fatto contro Forlì, di costruire tanti buoni tiri e giocare insieme tendenzialmente.